Ernesto D'Argenio per tutti Italo. Sì. Ormai questo personaggio ti si è cucito addosso, arrivato a questa terza stagione, ma un uccellino ci ha detto che ci sarà un ribaltamento, cioè in questa terza stagione il tuo personaggio subirà un certo percorso differente. Chi ve l'ha detto questo? No, sì, è un personaggio che mi si è cucito addosso, però è ogni volta un abito nuovo in qualche modo, perché sì, in questa stagione come mai in altre succede qualcosa di drammatico in qualche modo e quindi il personaggio avrà sì un cambiamento importante che per lo spettatore che ha imparato ad amarlo, spero, e a conoscerlo nelle passate stagioni, sicuramente sarà un piccolo grande colpo di scena. Senti, il fatto di interpretare un personaggio di successo comunque in una serie multistagione è un po' l'onore ma anche l'onere, diciamo così, per un attore, perché spesso si resta legati a quel personaggio, quindi la gente poi identifica quell'attore con quel personaggio ed è difficile poi magari riuscire ad uscirne e interpretare altri ruoli. Per te com'è invece questa situazione? Ma guarda, per fortuna, come ho detto prima, Italo continua un po' a cambiare pelle, è proprio un'evoluzione o un'involuzione, questo me lo direte meglio voi. Ci ho detto, ho avuto la fortuna di poter interpretare un personaggio molto diverso prima di girare la terza stagione, in una serie che si chiama Volevo fare la rockstar, sempre su Rai 2, tra l'altro, che inizierà dopo Schiavone, quindi avrete la riprova prova immediata se appunto c'è il rischio di rimanere imprigionato in un personaggio o se c'è un'attitudine che mi riconosco in effetti di curiosare in mondi diversi, in persone, in anime molto lontane anche da quelle che insomma alle quali mi si può associare. Senti, se Marco Giallini è un po' il sigillo di garanzia di questa serie di successo, invece c'è una nuova sfida perché c'è un nuovo regista, Simone Spada. Che differenza hai trovato fra lui e i registi precedenti? Ma molte differenze, perché ogni regista è veramente un mondo a sé. Se Michele Soavi un'attitudine, un gusto verso anche degli aspetti più macabri, però pertinenti ovviamente alla serie, appunto con un gusto, ricordiamo che Michele viene dall'horror, quindi comunque per certe ambientazioni noir che dobbiamo molto, credo, anche a lui di questo aspetto. Giulio ha avuto, Manfredonia, un'attenzione più alla coralità e anche giustamente agli spunti di commedia che Rocco Schiavone offre, parlo non proprio del personaggio di Rocco Schiavone ma della serie. Simone è riuscito, credo, Simone Spada, a bilanciare questi due aspetti e a portare una chiave più sospesa e ariosa, anche più cinematografica in un certo senso, dilatando, come è giusto che sia per un prodotto di questo tipo, i tempi e quindi la fruizione di una storia che merita appunto un respiro, e credo che lui sia riuscito a restituire questa cosa. Ok, per chiudere, qual è secondo te una cosa che piacerà particolarmente agli spettatori di questa terza stagione di Rocco Schiavone? Noi, speriamo. Io, Rocco, Italo, Aosta, ma tutti i personaggi, gli amici di Rocco, Sebastiano, Furio, Tullio, tutta la squadra di Aosta, insomma, tutti noi, speriamo. Mercoledì alle 21:20 su Rai 2 e Rai Play. Grazie mille, ciao.